le mani di Paul Gascoigne, giunte in segno di ringraziamento, il suo viso segnato dalle lacrime. È forse questa l'immagine più bella e al tempo stesso più nitida di un derby davvero brutto. Ma i fotogrammi da ricordare ci sono, ce li ha regalati la telecamera in una domenica in cui lo spettacolo è stato nobilitato dalla fotografia di operatori attenti e sensibili. Ve lo raccontiamo il film di questo derby, che la Roma ha pareggiato per paura di vincere e che la Lazio non ha perso pur avendo una paura terribile. La vigilia e le ore immediatamente prima dell'inizio. Sono immagini che ormai conoscete per averle viste nei TG, ma che vale la pena di ripetere. Sequestri compiuti nella notte, controlli accurati che non riescono peraltro ad evitare scontri tra le opposte tifoserie. All'interno la coreografia. È imponente, discutibile sotto l'aspetto cromatico, quella dei laziali, dati i tempi. Classica, quella della curva sud giallorossa. La gara è sentita anche dai protagonisti. Il nervosismo affiora sin dai primi minuti. Gli interventi duri si susseguono e il primo a farne le spese è Carboni. Il gioco latita per molti minuti. La Roma ci pare meglio predisposta all'offensiva. La Lazio è soprattutto attenta a non scoprirsi, mentre Dol fa subito capire di non essere in giornata. Misera qualità in campo, dove nessuna delle due squadre riesce a far divertire il pubblico. Guardate questi volti noti. Ciarrapico. Cragnotti. Zoff, Boscov, Caniggia, Ridle. Sorride solo Monica Vitti, forse pensando ad una storiella. L'unico brivido è per Fiori, su punizione di Esler. I primi 45 minuti sono dunque da dimenticare, anche se è innegabile che la Roma abbia tenuto maggiormente il possesso del pallone e che abbia profuso qualche energia in più. Il vantaggio di Giannini, segnato in apertura di ripresa, non dà scandalo, nel senso che matura per una disattenzione difensiva della Lazio, una di quelle già viste altre volte, e premia la meno peggio tra le due formazioni in campo. Il gol del capitano giallorosso scalda gli animi e il gioco trae benefici effetti dal maggiore impegno. La Lazio ha immediatamente la palla del possibile pareggio, ma Dol non riesce a fare meglio di così. Mentre la Roma, scampato il pericolo, tenta di confezionare il colpo del knockout affidandosi a Carnevale, Rizzitelli, Esler e Giannini, i più continui e infaticabili. Al 21esimo Benedetti trattiene per la maglia Signori. L'arbitro Luci dice che è simulazione e alla Lazio cominciano davvero a pensare al peggio. In più, un gran tiro di Fuser batte sotto la traversa e torna in campo dopo aver fatto gridare al gol i laziali. Non sappiamo se ha ragione, neppure con il conforto della moviola. Sarà stata la rabbia, sarà stato il cuore, ma la Lazio nell'ultima mezz'ora regala sprazzi di dinamismo e geometrie più precise. Ma secondo noi ha contribuito anche la mossa di Boscov, che ha tolto Carnevale che non ha gradito. Un Carnevale che si rendeva utilissimo sia come secondo stopper, sia come laterale aggiunto. Boscov ha fatto entrare un centrocampista, Salzano, e così facendo, escludendo una punta, sembra un controsenso, lo capiamo, ha sguarnito la difesa, sottoposta nei minuti finali ad una pressione notevole. A 4 minuti dal termine arriva il colpo di Gascoigne, un colpo promesso e pubblicizzato ampiamente alla vigilia, un gol che vale il pareggio, è il primo nel nostro campionato per il campione inglese, un gol che manda su tutte le furie Boscov, un gol che la Roma poteva evitare con un briciolo di accortezza, un gol che la Lazio ha rabbiosamente inseguito negli ultimi 30 minuti, un gol che ci regala l'immagine del ringraziamento, un gol dalle mille facce, un gol che fa sedere ancora Zoff su quella panchina. Ecco Zoff al microfono di Donatella Scarnati. Io non mi devo sentire in pericolo, è da una vita che dico queste cose. Io sono pagato per fare del mio meglio, lo faccia e lo faccio il più possibile. Poi le altre considerazioni non mi interessano. Ecco, abbiamo sbagliato noi, ha detto. Come mai? In che cosa aveva sbagliato la Roma? Ultimi 15 minuti o 10 minuti noi pensavamo andiamo a difendere 1-0 e abbiamo lasciato iniziativa a squadra avversaria. Cosa rimprovera ai suoi giocatori? Niente. Io solo dico una cosa, grandi non possono piangere.